Come ti senti? Mai stato meglio. I vostri sintetici sono inutili. Se avessi potuto occuparmi di Hulk e Khan, ora l'archivio sarebbe intero. Bada come parli. Non sei più tu a dettare le regole. È lui. Quando ero giovane, ho trovato un cucciolo di lupo nella foresta dietro alla nostra fattoria. Cosa? Mio padre disse che era pericoloso. Mi ordinò di abbandonarlo. Io invece lo nutrii, decisi di dargli un nome. Lo guardai giocare con il mio amato cane Darwin. Stai solo sprecando il mio tempo. Credevo che se gli avessi dato delle regole e dei paletti, probabilmente avrei potuto incanalare il potere di quella bestia. Hai finito di far nevicare? Qualche mese dopo, mentre cacciavo, il giovane lupo si rivoltò contro di me, ringhiando, con la bava alla bocca. Darwin guadagnò un po' di tempo per permettermi di chiamare aiuto. Lasciami! Mio padre sparò al lupo, ma ormai era troppo tardi. Darwin a quel punto era stato fatto a pezzi. George, ci servi. Mi dispiace, non so cosa mi sia preso. Vattene, per favore. Jarvis, non sei invecchiato di un giorno. Bentornato, signor Stark. Mi sei mancato, amico. Sei pronto a iniziare? Sono operativo. Cominciamo dalle brutte notizie. La chimera opera tramite alimentazione secondaria. Rilevati ingenti danni allo scafo. Motori offline, climatizzazione. Quindi è messa male. Lo definirei un riassunto adeguato. Ok, dobbiamo rimettere in moto la nave. Prego. L'AIM sa che è qui, quindi non dovrà essere qui quando arriveranno. Cosa? Va bene, mentre pensiamo a ripulirla, potresti controllare una cosa per me? Certo, signore. Vedi se riesci a decifrare questo file. Subito. Devo vedere perché le turbine non si attivano. Meglio controllare i nuclei di avviamento nell'hangar. È il caso che ti chieda cosa sta succedendo qui? Ehi, Tony, stavo solo prestando la mia... conoscenza tecnica a Bruce. Vedo che ho il mio bel da fare qui. Così non mi aiuti, Tony. Phil Sheldon in diretta da qualche parte. Dopo l'allerta pubblica d'emergenza emessa oggi. Aspetta, questo funzionava prima. Ok, Jarvis, cronometrami. 1,04 secondi, signore. Ah, sono un po' arrugginito, pare. Jarvis, domanda estemporanea. Dove teniamo le candele? I nuclei di avviamento sono nell'angolo in fondo al ponte inferiore, signore. Bingo! Ho vinto un premio, signore. Hai vinto il premio più grande di tutti. Il mio affetto. Molto emozionante. Oh sì, assolutamente adeguato alle norme di sicurezza. Credo di aver trovato il problema. Devo solo... Oh! Sono i nuclei di avviamento.
Aspetta, i pezzi più grossi dell'AIM non usano nuclei simili. Se riuscissimo a recuperarne uno, potrei rimettere in sesto la nave. Indubbiamente, signore. Ma qualcuno dovrebbe procurare quei nuclei di avviamento. Già, e la mia armatura è quello che è. Forse potrei mettere insieme qualcosa? Cercherò dei pezzi di armatura avanzati nell'inventario. Grazie, amico. Ehi, Tony, sto ancora lavorando alla porta. Ma potresti controllare Kamala? Credo abbia disattivato il comunicatore. Oh, ok. Certo. Sai, tutta questa storia... probabilmente è difficile accettarla. D'accordo. Il primo piano dei vecchi alloggi equipaggi, giusto? Jarvis, vuoi vedere se è lì? Signore, non ci sono sistemi di sorveglianza negli alloggi privati. Di chi è stata questa stupida idea? Sua, signore. Giusto. Beh, sembra che dovrò entrare nella stanza di un adolescente. Oh! Ehi! Scusa! Devi bussare! Io ho provato a bussare. Sai, Jarvis, aiuto? Pare che i meccanismi di chiusura di alcune stanze della Chimera non siano attivi. Esatto. Sistemo io. Sì, per favore. Ci incontriamo sul ponte di comando tra 10 minuti. Perché non vieni? Lo so, io... sono ridicola. Sì, certo. Ma... No, lo siamo tutti. Fa parte del lavoro. Sai il costume di Thor? Il mantello? Spallacci dorati? È ridicolo. Mi piace questo... Oh, è un burkini. Me l'ha comprato mia madre. Le donne musulmane lo usano per lo sport. Magnifico. Ok, allora mi cambio. Ehi, aspetta. Vedi, si tratta di atteggiamento. Devi indossarlo credendoci. Fa vedere. Puoi fare meglio di così. Sì, ora ragioniamo. Ok, potrei darti una mano con dei miglioramenti. Ho già un paio di idee. Davvero? Sì. Oh, e se Bruce dice qualcosa, ricordagli che indossa dei pantaloncini elasticizzati. Bruce, la ragazza sta bene. È tosta. Mi piace. E ride alle mie battute. Sì, si fa amare. Ehi, ci vediamo al laboratorio tecnico. Ho quasi sistemato la porta. D'accordo, pantaloni elastici. Scusa, che hai detto? Niente. Ora vado. Stai ancora lavorando a questa porta, eh? Devo solo rimuovere l'intera centralina e riconnettere il... Ben fatto, amico. Non era così difficile. Casa, dolce casa. Se vogliamo muoverci, dovremmo trovare una fonte di energia alternativa. La Chimera è stata costruita per il Terrigen, ma posso convertirla in modo che usi qualcosa di meno esplosivo. La mia vecchia officina avrà l'occorrente. Sto esaminando la regione in cerca di fonti, ma ci vorrà del tempo per individuare potenziali tracce di nuclei di avviamento. Beh, nel frattempo mi serve un'armatura. Dove posso trovare i pezzi per riparare la macchina costruttiva? Quando vuole, ho individuato un ottimo luogo e inviato le coordinate al tavolo strategico. Tavolo strategico, ok. Riparo la macchina costruttiva, creo una nuova armatura e poi rimetto in volo la Chimera.